Buonasera a tutti ragazzi da Zebra. Antonio Cazzaro, Antonio Cazzaro, Antonio Cazzaro. Ragazzi, prima di continuare, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. E andiamo a vedere un attimo Antonio Cazzaro. Che cosa dice? Allora, io che seguo la Bobo TV, ascolto molte volte le tesi di Antonio Cazzaro. Alcune volte mi trovo d'accordo, ma la stragrande maggioranza delle volte non mi trovo d'accordo. Ma ci sta. Ognuno vede il calcio, le cose diverse dall'altro, ci mancherebbe. Però, per quello che io noto, lui ha sempre da ridire quasi su il 95% delle persone. A parte Messi. Non so chi altro. Basta. Il resto per lui fanno cagare. Siamo arrivati anche a dire che Haaland, a lui non piace Haaland. Ma ci può stare, ragazzi, eh? Perché ad Antonio Cazzaro, cioè, abbiamo capito che a lui piacciono quei giocatori che sono veloci, tecnici, bassini, che hanno dribbling, hanno il passaggio filtrante, hanno capacità balistiche particolari. A lui piacciono quei tipi di calciatori. Però ha fatto un discorso del sì, ma Haaland sfonda la porta, è forte in avanti, è un giocatore molto forte, però non sa fare il passaggio filtrante, non sa rilegare il gioco, basta che corre. Antonio Cazzaro, mio bello, Haaland ha quelle caratteristiche, cioè non è tecnico, non ti può fare un gioco spumeggiante perché non è nelle sue corde, perché essendo così alto ha delle caratteristiche che è quasi, tra virgolette, quasi impossibile averle nel calcio, le caratteristiche del dribbling, perché per uno così alto, così possente, è difficile. Una cosa, i piccolini tipo lui, tipo Miccoli, vi ricorda Messi, tutti Giovinco, tutti i piccolini che dicono, è normale, sono piccolini, hanno più slancio, hanno più, è diverso. Però ragazzi, Haaland, per il fisico che ha una corsa, una forza impressionante. Ma non solo, raga, perché una persona, un calciatore può avere tutta la forza che vuole, tutta la forza che vuole, velocità che vuole, ma intelligenza tattica, ragazzi, intelligenza tattica che non ce l'hanno tutti quanti. Perché lui si trova, sì, è vero, Guardiola gli ha costruito una squadra anche intorno a lui, è vero, ma lui si fa trovare nel punto giusto, al momento giusto, perché sa già come arriverà la palla. E poi il resto fa tutto lui. Mette un gambone che è 2 metri alto, pa, in porta. E ti parte dalla difesa avversaria, in velocità, e ti sfonda col sinistro, ti prende il portiere, la palla con tutto il portiere, entra dentro, sfonda la rete e arriva in tribuna. Cioè ha un'esplosività a livello di corsa e di tiro, che è una cosa impressionante. È impressionante. Io lo seguo perché seguo, ma soprattutto, ragazzi, soprattutto avere una forza fisica, quindi essere forti in area di rigore avversari nella Premier League, in cui si è possenti, si è fisico, un gioco particolare, veloce. E lui sta dominando in Premier League, raga. In Premier League. Quindi Antonio Cazzaro. Sì, ho sentito quello che hai detto. Non è che hai detto che è un bidone. No, non hai detto questo. Però devi saper sganciare. Perché lui è fissato su. Non hai il dribbling. No. Ci sono giocatori e giocatori. Campioni in un suo genere, campioni in un altro genere. Genere intendo caratteristiche calcistiche. Quindi non puoi proprio paragonarli. Non puoi proprio paragonarli. Poi se mi dici a me quel genere calcistico
fisico, come lo vuoi chiamare, non mi piace. È un discorso. Però non paragonarlo a Messi. Non paragonarlo a Messi. Perché stiamo parlando di due cose, di due calciatori con caratteristiche completamente diversi. Diversi. Non puoi paragonarlo a Messi. Assolutamente, è errato. Tu hai rotto il cazzo con sto Messi. Va bene, vattene a fare quello tu e lui. Ma devi saper giudicare in maniera parziale i calciatori. Se fai quel tipo di lavoro, devi giudicare in maniera parziale. Poi quando parli di Allegri, sono d'accordo con te, per esempio. Ma non perché io non voglio che vada lì, perché è una realtà, è un fatto. Non stai comparando allenatori, calciatori, è un fatto. Stai giudicando un allenatore con i fatti. E lì siamo d'accordissimo, ripeto. Non è che sia così difficile giudicare Allegri. Cioè, è come buttare, non lo so, come se camminasse con un mirino Allegri. Oh! Dai! Ragazzi, se siete d'accordo, commentate con me. Se no, ditemi la vostra. Se siete d'accordo con Cassano, spiegatemi perché. Raga, alla prossima. Ciao.